Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi e questa volta il video che sto per fare è il video sulla cerimonia degli Oscar 2022, 94esima cerimonia degli Oscar, svoltasi la scorsa notte al Dolby Theater a Los Angeles, California. Prima di iniziare, mi raccomando, se questo video dovesse piacervi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche dei nuovi video, sempre se vi piacciono, se vi fa piacere, seguitemi su Letterboxd dove metto recensioni scritte dei film che guardo. Allora, è stata una cerimonia degli Oscar veramente interessante e che di sicuro rimarrà negli albori della storia, perché non so se avete visto la scena di Will Smith del pugno a Chris Rock dopo che ha fatto una battuta un po' pesante riguardante. Gli ha detto quando nel sequel di Soldato Jane, sottolineando il fatto che lei è calva per il fatto di una malattia che ha avuto e che sta ancora pagando adesso le conseguenze, Will Smith lì deve essere sbottato, anche perché probabilmente non era manco la prima volta che veniva fatta una battuta su sua moglie da Chris Rock. Chris Rock, tra parentesi, è stato conduttore anche di proprio principale di tante cerimonie degli Oscar, quindi è uno di casa, l'Academy. Questa volta Will Smith non è resistito, ha sbottato, dando uno schiaffo in faccia a Chris Rock, si è alzato dal suo posto in prima fila, schiaffa a Chris Rock, che è rimasto, secondo me, stupito, non se l'aspettava, e poi gli ha detto di togliersi dalla sua fottuta bocca il nome di sua moglie. Chris Rock poi gli ha detto che lo farà. E ora vediamo le conseguenze, ci saranno conseguenze legali, ci saranno conseguenze boh, di denunce, cose. Poco dopo, comunque, Willie Smith, iniziando adesso la divina, si porterà poi a casa il meritatissimo suo primo Oscar come miglior attore per King Richard, Una famiglia vincente. Penso strameritato, se non era l'anno suo questo. Mi dispiace per Andrew Garfield, che comunque mi era piaciuto tantissimo nell'interpretazione di Tick Tick Boom, però tutto questo porta ancora più importanza per questo sentito prima di Willie Smith, che era in lacrime alla premiazione, tutta la carriera che insegue questo titolo da lì in avanti. E comunque, ora facciamo un recap e vi dirò anche quanti ne ho presi, quanti ne ho sbagliati, eccetera, eccetera. Allora, prima la carriera per Rina Wedmüller, purtroppo non è riuscita a ritirarlo perché è mancata non tanto tempo fa. Molto emozionante e ci sta. Allora, non ho giudicato i quattro premi, che sono stati uno dei Queen of Basketball, The Windshield Wiper, The Long Goodbye e The Summer of Soul, che sono i premi per miglior cortometraggio documentario, miglior cortometraggio animato e miglior documentario. Non mi sono espresso su questi perché non li conosco, non posso esprimermi. Comunque, tirando le somme, prima vi dico quanti ne ho presi. Allora, in totale, ora faccio il riassunto, ne ho presi su 19 premi che hanno dato e in cui mi sono espresso, ne ho presi 9 e ne ho sbagliati 10. Quindi diciamo meno del 50%, intorno al 45%. Non è male perché ho preso comunque tra i più importanti. Ora ve li enuncio. Miglior film d'animazione vince Encanto. Io avevo detto i Mitchell e le macchine, spinto anche dal fatto che avevano vinto i Golden Globe e spinto anche dal fatto che magari ogni tanto potrebbe anche non vincere sempre Disney Pixar, che era candidata per Encanto, e anche per Luca. Vabbè, comunque Encanto, film che non ho ancora visto, ma che penso che sia quasi ineccepibile. Allora, miglior sonoro va a Dune, e questo credo di averlo preso. Miglior sceneggiatura non originale vince I segni del cuore Coda. E qui io avevo dato a Don't Look Up, perché mi sembrava originale la sua storia, ma Il segno del cuore Coda, che si è portato a casa 3 Oscar su 3 candidature, ottimo, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura e l'attore. Miglior sceneggiatura originale vince Kenneth Branagh per Belfast, e io qua avevo scommesso un altro film che ora non mi ricordo, perché non ho il foglio con i miei pronostici, ma l'ho sicuramente sbagliato. Probabilmente avevo messo, non mi ricordo, per stare a dire cavolate. Migliori costumi avevo messo Dune, invece ho vinto con Crudelia, sempre di Disney, e direi che ci può stare perché mi sembrano belli. Miglior colonna sonora, Dune, Hans Zimmer, e penso che non ci sia niente da dire, è strepitosa la colonna sonora di Dune. Poi, miglior attrice da un protagonista non era facile, e l'ho preso Ariana DeBose per West Side Story.
Miglior attore non protagonista è stato uno dei momenti che mi ha fatto più contento perché ero un attore sordomuto e parlavo con i gesti nel palco. È la seconda volta che vince un attore sordomuto agli Oscar. Troy Kotsur per I segni del cuore. Coda, film che non ho ancora visto, ma che presto, molto presto, arriverà recensito qua su questo canale. Andiamo avanti. Miglior documentario, come ho detto prima, Summer of Soul, ma non mi ero candidato. Poi, miglior trucco acconciature, Gli occhi di Tammy Faye. E qui io avevo pronosticato Dune, invece ha vinto Gli occhi di Tammy Faye, che da come hanno conciato Jessica Chastain a fare Tammy Faye, direi che è strameritato. Però l'avevo sbagliato. Miglior scenografie Dune, preso. Miglior montaggio Dune, mi sembra che l'avevo preso. Miglior fotografia, l'ho sbagliato, ha vinto Dune, avevo detto che vinceva Il potere del cane. Migliori effetti visivi, preso, Dune, sono strepitosi, però potevano anche magari dare un contentino a No Way Home, no? Però va bene, Dune nel complesso è superiore. Miglior creatore originale vince Billie Eilish con Finneas O'Connor per No Time to Die, tratto film No Time to Die, quindi anche 007 si porta a casa un Oscar. Billie Eilish, tra parentesi, penso che sia incinta perché è diventata molto più grassa di una volta, nel senso incredibile, cioè non quasi riconoscibile, l'ho riconosciuta dai lineamenti, però ha i capelli anche neri, molto particolare. Miglior attrice protagonista Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, penso che sia meritato, l'ha portato via a Kirsten Stewart per Spencer, però non aspettavo. Miglior attore protagonista Willie Smith. Sappiamo, ho già fatto la premessa di tutto quello che ho detto, tutto quello che c'è dietro, tutti gli anni in cui era in corso questo Oscar, e penso se non lo vincevo quest'anno non lo vincerò più. Miglior regia, Jane Campion per Il potere del cane, batte Spielberg e si vendica nel 94 quando Spielberg vinse per Schindler's List battendo lei per lezioni di piano, lei giovanissima che però vinse per la sceneggiatura, come ma quest'anno ha vinto la regia, non ha vinto la sceneggiatura, quindi grande Jane Campion, anche perché se non lo dicevo quest'anno cominciamo ad invecchiare. Miglior film internazionale, Drive My Car, il film giapponese che ha battuto il mio pronosticato Flea. Drive My Car, un film che mi interessa molto e voglio vedere. Fino ad arrivare al miglior film, che io avevo pronosticato I poteri del cane, invece ha vinto I segni del cuore Coda. Penso che sarà un grandissimo film che non vedo l'ora di vedere. Quindi quest'anno il vero sconfitto è stato Il potere del cane, perché si porta a casa un Oscar per la regia e nient'altro, aveva 12 candidature, quindi il grandissimo sconfitto è lui. 3 Oscar per I segni del cuore, su 3. La famiglia vincente King Richard si porta a casa un Oscar. E Belfast un Oscar, Dune 6 Oscar, West Side Story si porta a casa un Oscar solo, quello per l'attrice, un po' delude anche West Side Story, però Spielberg sinceramente ha la priorità di mostrare qua all'Academy. 2 Oscar per Gli occhi di Tammy Faye, e un Oscar per Drive My Car, poi 4 Oscar in cui non mi sono candidato, e l'Oscar di David Miller. È stata una cerimonia secondo me molto normale, niente di eccezionale, tante premiazioni erano registrate, infatti si vedeva in quei momenti lì, scelta giustamente criticata, giustamente criticabile. Momenti più emozionanti quando Will Smith va sul palco, quando è arrivata Liza Minnelli a dare l'Oscar miglior film sulla carrozzina, mi ha fatto veramente latire. L'Oscar anche per Troy, l'Oscar per come si chiama più? Troy Kotsur mi ha fatto molto emozionare quel momento, mi ha fatto emozionare quando ha fatto salire sul palco Francis Ford Coppola con Al Pacino e De Niro. Quel momento lì è stato bellissimo, tra icone per il 50° anniversario. Poi c'è stato anche bello il revival di Pulp Fiction, mi sembra che ha fatto 25° o 35° anniversario, non mi ricordo. Samuel L. Jackson, Uma Thurman e anche coso John Travolta, che daranno poi loro il premio a Willie Smith. Tra parentesi, la premiazione di Willie Smith è durata, mi sembra, sui 7-8 minuti, non finiva più, ma niente da dire. Willie Smith, quest'anno è il tuo anno.
E niente, ora dobbiamo vedere Chris Rock se verrà radiato dall'Accademia o se faranno cadere la responsabilità a Will Smith. Comunque, in un modo o nell'altro, rimarrà comunque una cosa storica questa cosa che è successa oggi. Quindi, uno ci arriva negli Oscar, che poteva essere peggiore, ma alla fine mi è piaciuta. Belli anche i momenti musicali. Io vi saluto e alla prossima, ragazzi. Ciao!